Va bene, allora buongiorno a tutti voi. È un'ottima occasione anche per conoscerci. Molti di voi già penso che mi conoscano perché sono iniziati i corsi dell'ultimo e voi siete all'ultimo anno della triennale, quindi penso che anche da casa molti studenti del terzo anno siano collegati. Oggi, per la verità, l'appuntamento è anche per chi segue il secondo anno, perché già può cominciare a ragionare sul proseguio del proprio percorso di studi. Allora, io mi presento, sono il professor Capozzucca e responsabile del CUCS, non proprio in questo momento, diciamo dal 1° di novembre in modo ufficiale, però insomma già prestiamo un po' questo servizio anche perché poi magari molti di voi si interrelazioneranno con me per quanto riguarda il corso di laurea in ingegneria civile e ingegneria anche ambientale per quanto riguarda la magistrale. Allora, vi dico subito, vi faccio vedere subito gli indirizzi, sia il mio come email, rcapotucca@staff1ipm, ma anche i referenti di qualità, in particolare la professoressa Anna Laura Eusebi e l'ingegner Marta Di Santi. Queste sono, diciamo, le figure che voi potete contattare anche per avere in seguito delle indicazioni sullo sviluppo, sull'organizzazione del corso di laurea magistrale. Una piccola premessa, tanto per darci un po' di importanza. Voi sapete che a livello internazionale ci sono degli istituti che fanno un po' come dire, i gradi di qualità, i livelli di qualità delle università e dei corsi di laurea in particolare. In corso di laurea di ingegneria civile è uno dei corsi che a livello internazionale figura tra le prime 200 nel mondo. Quindi questa classifica dell'Academic Ranking of World Universities, che peraltro è presente nel sito della nostra università, è senza dubbio una classifica che rende merito all'attività del corso, ai docenti, ai frequentanti, all'organizzazione. Quindi, dal punto di vista della laurea magistrale civile, possiamo dire che siamo ai primi livelli nel mondo e questo è riconosciuto da queste società di ranking internazionali. Allora, voi state per completare il percorso della laurea triennale. Molti di voi, come abbiamo detto, sono al terzo anno, quindi si dovranno porre la questione del proseguio dell'attività di formazione. Ecco, prima ancora di parlare della laurea magistrale in ingegneria civile, io direi che l'invito che viene da me, ma anche da tutti gli altri colleghi, è di completare questo percorso, perché la laurea triennale è un ottimo percorso, è un'ottima conoscenza. Vi formate su tanti argomenti nell'ambito civile ambientale, io sto parlando per la laurea triennale in ingegneria civile ambientale. Però è l'inizio in qualche modo della fase di progettazione. Un ingegnere è tale perché poi deve arrivare a progettare costruzioni, opere, dighe, interventi sul territorio, eccetera, eccetera. Quindi, se non completate il percorso di laurea
con la magistrale, ovviamente avete una formazione utile, importante, di base, ma non avete quelle conoscenze, come si dice, magistrali, appunto, per poter essere sufficientemente autonomi nell'ambito della progettazione. E questo, a mio modo di vedere, è estremamente importante. Quindi ci fermiamo qui. Allora, dicevo Grazie. che l'invito da parte mia, proprio di un vecchio ormai ingegnere, io quest'anno diciamo che in qualche modo arrivo a 40 anni dalla laurea, è quello di fare un percorso il più possibile completo. In questa slide voi vedete che dopo la laurea triennale in Ingegneria Civile Ambientale si possono avere due percorsi, per la verità. Uno per la laurea magistrale in ingegneria civile e uno per la laurea magistrale in environmental, di cui parlerà il professor Fatone fra un po'. Io cerco di illustrarvi il percorso di laurea magistrale in ingegneria civile e in sintesi diciamo che questo percorso di magistrale segue due curriculum generali, ma è un po' variegata, come vedremo poi dopo la scelta dei curriculum. In uno in strutture, principalmente, e uno in infrastrutture. Poi è riportato il terzo livello, diciamo, di cultura, che è il massimo livello di culturale che l'università eroga, che è il dottorato di ricerca. Il dottorato, in particolare, con la laurea triennale, la laurea magistrale in ingegneria civile o la laurea magistrale in environmental, è il dottorato nel nostro raggruppamento, che è in ingegneria civile, ambientale, edile ed architettura. Entriamo, se è possibile, molto rapidamente, non voglio annoiarvi, nell'ambito dell'organizzazione del percorso di studio. Allora, io ho cercato di semplificare un po' la visualizzazione, almeno, e la comprensione. Poi, se non è tutto chiaro, mi dite. Allora, il primo anno della magistrale, nel primo anno sono presenti, diciamo, dei corsi sia in modo particolare di tipo strutturale, la tecnica delle costruzioni, la scienza delle costruzioni 2, l'ingegneria sismica. Allora, la tecnica delle costruzioni non è altro che il proseguio. Voi lo state facendo delle strutture in cemento armato triennale, no? Quindi è una veste più ampia, affronta argomenti più ampi, diciamo. Come pure nella scienza delle costruzioni 2 si affrontano in genere ancora argomenti più specifici relativi alle modellazioni, allo studio della meccanica del continuo. L'ingegneria sismica direi che è un livello, che è un corso ormai diventato fondamentale per tutti i progettisti di strutture, ma direi in generale per i progettisti civili nel nostro territorio, il territorio nazionale, perché insomma il territorio nazionale è tutto sismico, con vari gradi, ma è tutto sismico. Purtroppo noi ne conosciamo gli effetti forse più di altre zone. Bene, poi questi tre corsi hanno livelli di crediti, io l'ho messi qui a lato di 9 crediti, il totale del primo anno di crediti è 54 crediti e se non vado errato il totale di tutto il percorso magistrale è di 120 crediti. Bene, sempre nel primo anno ci sono dei bei corsi che affrontano problemi di ingegneria civile di tipo generale, di tipo geotecnico, di tipo infrastrutturale, eccetera, come materiali strutturali ed ecosostenibili. Questi sono dei
diciamo, delle ormai conoscenze acquisite negli ultimi anni, anche in relazione ai problemi di sostenibilità che sono fondamentali ormai per tutti gli ambiti di ingegneria. La progettazione geotecnica, come potete notare, si parla già di progettazione, quindi significa che avrete sicuramente un bell'impegno, ma un impegno che vi porta a realizzare delle opere, che è l'obiettivo di tutti gli ingegneri, insomma. La soddisfazione di tutti gli ingegneri è quello di vedere un'opera progettata da se stessi e vederla realizzata. Questo è in qualche modo il sentimento, insomma, che sta alla base di chi sceglie la facoltà di ingegneria. Opere di qualsiasi tipo, eh. Poi teoria dei sistemi di trasporto, questo è un corso di tipo infrastrutturale, diciamo, nell'ambito delle strade, dei trasporti, eccetera. E poi ci sono questi due corsi che servono per completare la preparazione alla lingua straniera con 3 crediti e la rappresentazione e modellazione in 3D. In tutto, diciamo che il primo anno è un anno definito come percorso, perché questi sono i corsi e questi sono diciamo gli impegni che dovrete affrontare. Più complesso, anche dal mio punto di vista per organizzazione, per farvelo un po' leggere, è il secondo anno. Ci sono due corsi diciamo di base, la protezione idraulica del territorio e il progetto. Me lo dovrebbe riportare, Sì, un attimo che... è sfuggito. Ecco, la progettazione idraulica ancora ricorre la parola progettazione, no? Notate questo aspetto. Il progetto di strade, quindi già nel corso triennale voi avete fate idraulica e fate strade, ma qui, come dicevo, si ha un ampliamento, si ha un'organizzazione e soprattutto si ha un impatto col progetto esecutivo. Più viene proposto un insegnamento. Io dovrei adesso fare una piccola parentesi. Diciamo che dopo quei due corsi fondamentali puoi iniziare un po' il curriculum di scelta o quello infrastrutturale oppure il curriculum strutturale che io ho messo in evidenza con i colori celeste e rosso. Allora, dicevo, dopo i due corsi fissi viene chiesto di scegliere fra infrastrutture aeroportuali, che è tipicamente nel curriculum infrastrutture, e teoria e progetto di ponti, che è tipicamente un corso di strutture, diciamo, no? E ancora un altro insegnamento, fra sempre di 9 crediti, fra costruzioni marittime e riabilitazioni strutturali. Questi 4 corsi, infrastrutture aeroportuali, teoria e progetto di ponti, costruzioni marittime, riabilitazione strutturale, sono cosiddetti caratterizzanti, no? Quindi sono quei corsi che in qualche modo mettono in evidenza la scelta curriculare, chiaro? Quindi se per esempio qualcuno di voi è interessato in modo particolare alla progettazione strutturale, il percorso che a me sembra più logico sarebbe quello di scegliere teorie pronti e progetto di ponti e riabilitazione strutturale. Mentre chi è interessato per le progettazioni stradali, per le progettazioni legate agli aeroporti, alle vie di ferro, cioè alle ferrovie, eccetera, eccetera, io consiglierei di seguire il percorso che qui è indicato con infrastrutture aeroportuali e costruzioni marittime poi. Bene, ancora per completare i 66 crediti vengono richiesti 2 corsi a scelta,
6 crediti ciascuno, però, che sono sempre relativi ai due percorsi curricolari, quelli in azzurro, costruzioni idrauliche 2, infrastrutture viarie urbane e metropolitane, pavimentazione materiali stradali, consolidamenti 3, e quelli invece, diciamo, dove sono presenti strutture, ma anche progettazione geotecnica e anche corsi di qualificazione generale dell'aspetto culturale che voi potete avere nel percorso magistrale, come per esempio dinamica delle strutture e teoria delle strutture. Dinamica delle strutture è un corso, diciamo, di base per l'analisi delle vibrazioni delle strutture ed è un po' alla base anche o a completamento dell'ingegneria sismica. La teoria delle strutture è invece l'appropriazione dei metodi di calcolo più avanzati nell'ambito strutturale, metodi degli elementi finiti, della striscia finita, eccetera, che sono tecniche molto avanzate del calcolo. Oltre nell'ambito delle strutture, ovviamente, a teoria e progetto delle costruzioni in acciaio. Ovviamente, io per conoscenza, per struttura, sono un docente dell'ambito strutturale, come sapete, della tecnica della costruzione, quindi posso parlarvi anche in modo più esteso dell'ambito strutturale o dell'ambito geotecnico, eccetera. Conosco un po' meno il percorso infrastrutturale, ma ritengo che entrambi questi due curriculum definiscano benissimo un ingegnere civile che può avere grande impatto con la progettazione, col territorio. Per concludere, nel secondo anno sarete chiamati sia al tirocinio, che vale 6 crediti, ma soprattutto alla prova finale, cioè alla tesi magistrale. La tesi magistrale è un momento importante. È un momento che secondo me va preso con molto impegno e anche con molto interesse. E fare una scelta importante della tesi è estremamente importante perché si ha la possibilità di lavorare insieme ai docenti, si ha la possibilità di entrare dentro i laboratori, per esempio, di vedere l'applicazione pratica di molte cose di cui avete sentito parlare teoricamente, quindi io vedrei, lo vedo insomma, come momento essenziale di chiusura di una formazione che ha un percorso triennale più un percorso magistrale. Il tutto per 120 crediti. Bene. Non voglio annoiarvi molto oltre, però nell'ambito curricolare, senza entrare troppo nello specifico dei singoli corsi, voi avete potuto e potete notare che in effetti i curricula infrastrutture e strutture poi non sono i soli curricula presenti, perché si possono organizzare i percorsi di studio in modo da avere dell'affinamento in modo particolare sia nelle strutture che nelle infrastrutture, ma anche nell'ingegneria geotecnica e nell'ingegneria idraulica e marittima. Allora, come potete vedere, senza che io entro nello specifico, se noi organizzassimo tutti i corsi che abbiamo visto sia nel primo che nel secondo anno, secondo questi quattro percorsi curriculari, ingegneria strutturale, ingegneria delle infrastrutture, ingegneria idraulica, ingegneria geotecnica, ebbene, voi capite che mettendo insieme questi corsi, sia quelli, diciamo,
che sono obbligatori, parliamo un po' così, può fare molto, con una parola molto bassa, ma chiara, sia quelli di scelta potete avere quelle competenze più su un campo magari strutturale, più su un campo geotecnico, più su un campo infrastrutturale, eccetera. Quindi è un po' anche una scelta che dovete fare e su cui dovete cominciare a pensare già dal primo anno della laurea magistrale. Ovviamente anche in relazione a quello che è l'ambito di possibile lavoro, sto andando troppo per le lunghe? Ancora qualche minuto. Ho qualche minuto. Allora, vado velocissimo. E in funzione anche di quelli che sono i vostri obiettivi lavorativi, no? Questo è molto importante. Quindi la scelta dei curriculum è legata anche ai vostri obiettivi, ovviamente. Dunque, dire che uno studente di ingegneria civile esce con formazione in ingegneria strutturale, che cosa significa? Significa, guardate, non esageriamo. Però sono gli ingegneri che fanno queste costruzioni. Qui vedete a sinistra il museo di Anversa, bellissimo museo, se ci andate è meraviglioso, ed è un'opera ardita dal punto di vista strutturale. È vero. E sull'estrema destra il ponte di Calatrava a Venezia. Chi progetta queste opere? Gli ingegneri. Sicuramente non un solo ingegnere, gruppi di ingegneri, organizzazione di società di ingegneria, ma sono gli ingegneri civili. E voi sarete fra quegli ingegneri che si occuperanno sicuramente di queste opere, come pure si occuperanno di problemi di rinforzo di strutture in zona sismica, anche di strutture esistenti. Chi segue l'aspetto geotecnico, ovviamente la geotecnica è il rapporto con le opere con il terreno, è chiaro. Quindi le opere di galleria, le opere di salvaguardia dei pendii, eccetera, di salvaguardia dei problemi legati alle franosità, tutte queste attività sono tipicamente geotecniche, come quelle idrauliche sono legate o costruzioni marittime, sono legate ai porti, sono legate all'acquedotto, ai sistemi di fognatura, eccetera. E le infrastrutture sappiamo tutti di che cosa consistono. Consistono negli aeroporti, nelle pavimentazioni delle piste d'aeroporto, nelle strade, importantissimo, nell'organizzazione delle infrastrutture stradali all'interno degli stessi ambiti urbani. Dove potete impiegarvi? Guardate, io voglio dire una cosa. Qui vedete la slide dove c'è possibilità di impiego, ma in questo momento gli ingegneri civili mancano. Le società cercano disperatamente, quasi, fra virgolette, ingegneri civili, ovviamente di qualità elevata. Quindi il problema dell'impiego, sinceramente, è un problema molto, molto poco importante. Non perché non è importante avere possibilità di lavoro, ci mancherebbe pure, ma perché sicuramente troverete impiego. Sia nella pubblica amministrazione che nelle società private, che anche come dicevo, nell'organizzazione delle società di ingegneria. E quindi questo è un problema relativamente preoccupante, insomma, non lo è affatto in questa fase, non lo sarà nei prossimi anni. Su questo posso garantirvi perché io ricevo, come altri colleghi, tantissime richieste. E non abbiamo sufficienti laureati in ingegneria da proporre. Questa è la verità. Questa è la verità, vera, sacrosanta, quindi lo possiamo dire con forza. Va bene, esperienza all'estero. Nell'ambito della magistrale si possono fare esperienze all'estero perché ci sono possibilità di collegamento da parte
dell'università, ma anche da parte dei singoli docenti, esperienze sia prima della laurea, sia con tesi anche fatte in correlazione con altri istituti universitari stranieri, sia post laurea. Io avrei concluso, vorrei soltanto fare una piccola riflessione. L'ingegnere è colui che propone un'opera e che ha un contatto col territorio, e tutte le nostre opere sono opere che risultano dalla conoscenza e quindi in un certo senso, fra virgolette, come dalla ragione. Però noi dobbiamo tenere presente che noi abbiamo una grossa responsabilità, gli ingegneri hanno una grossa responsabilità perché intervengono sul territorio, sulla natura, e questa nostra natura va rispettata. Allora io ho avuto, insomma, sfogliando un po' di ricordi liceali, due pensieri dallo Zibaldone di Leopardi, e provo a leggerli anche se faccio qualche piccolo errore. Allora, Leopardi ci dice: la ragione, cioè la nostra conoscenza, il nostro intelletto, è un lume, è una luce. La natura vuole essere illuminata dalla ragione e non incendiata, cioè la dobbiamo rispettare. Noi costruiamo un ponte, dobbiamo rispettare la natura che incontriamo. Questa è la riflessione. E poi ce n'è ancora un'altra, direi un po' più profonda. Nessuna cosa maggiormente dimostra la grandezza e la potenza dell'umano intelletto che il poter l'uomo conoscere e interamente comprendere, fortemente sentire la sua piccolezza. Quindi non è vero che gli ingegneri possono fare tutto. Gli ingegneri possono intervenire sulla natura, ma tenendo presente che noi qui siamo comunque una piccola cosa in confronto alla natura che va rispettata. E con buon senso, come diceva un grande professore di tecnica delle costruzioni, il professor Pozzati. Gli ingegneri devono possedere un buon senso quando intervengono. Ho finito e Grazie, professore. mi scuso di essermi dilungato, mi sono lasciato prendere. Allora, io presento il professor Fatone, che è qui mi ha lato, mi sposto, lascio la parola per l'altro corso nell'ambito dell'ingegneria civile ambientale come corso magistrale. Buongiorno anche da parte mia, buongiorno a tutti. Io sono veramente contento di essere qui e ogni anno faccio del mio meglio, pur avendo diverse cose in parallelo, per avere queste come priorità. Perché? Perché io sono un ingegnere ambientale e il mio percorso è stato laurea alla Politecnica delle Marche. Poi sono stato 15 anni fuori e sono tornato qui alla Politecnica delle Marche 4 anni fa, già da professore associato, quindi la mia carriera l'ho fatta fuori. E ho potuto vedere sulla mia pelle quanto la conoscenza che noi abbiamo acquisito in questo Ateneo ha portato valore, ha portato riconoscimenti fuori da questo luogo. Perché parliamoci chiaro, per molti di voi il futuro sarà probabilmente fuori da questi territori, per poi magari tornare o essere ancora più internazionali. Da qui l'introduzione a questo corso. Oggi in tanti parlano di ambiente. Beh, io ho iniziato a studiare qui negli anni 90, fine anni 90, e già allora si diceva l'ambiente è il futuro. Era un po' fumo negli occhi, forse. Beh, io dico che l'ambiente è il presente, è evidente, ormai tutti fanno ambiente, è incredibile. L'ingegnere ambientale faceva ambiente già dagli anni 80, da quando si è iniziato a parlare di sostenibilità. I primi a parlare di sostenibilità hanno iniziato negli anni 60. Okay? Sembra assurdo come oggi la sostenibilità sia attuale. L'ingegnere ambientale ha iniziato a ragionare in termini di
ingegneria in quest'ottica da subito, con una forte base di ingegneria civile ambientale. Io ho fatto esattamente questo percorso, mi sono laureato qui, di fatto la mia triennale è stata l'ingegneria civile ambientale, e poi all'epoca non esisteva la magistrale, ma c'era una laurea in quinquennale, e poi ho fatto il mio dottorato. Continuando con quanto Roberto Capozzucca diceva, io sono anche coordinatore del dottorato in ingegneria civile ambientale di architettura, e stresso questo percorso che porta fino al dottorato, sempre per darvi una visione internazionale. Il dottorato in Italia va sempre meglio, ma ancora non è conosciuto quanto dovrebbe. All'estero il dottorato è molto riconosciuto, e vi assicuro che in molti paesi anglofoni, purtroppo, per arrivare a un certo livello di carriera bisogna avere il dottorato. Io ho tanti colleghi che lavorano in multinazionali che si sono messi a fare il dottorato a 40 anni o anche dopo. Quindi questo livello di specializzazione, che è sempre più multidisciplinare, è richiesto ovviamente non appena laureati. Parliamoci chiaro, appena laureati, quando qualcuno fa cos'è il dottorato, la gente non sa neanche cosa sia. Quindi il percorso che porta alla specializzazione è sempre più riconosciuto man mano che andate avanti con gli anni. Il cosiddetto lifelong learning, quindi prima iniziate molto meglio è. Andando sulla linea, che prima citava il professor Capozzucca. Quindi questo percorso è direttamente collegato all'ingegneria civile ambientale e va a specializzarsi in aspetti che sono connessi e sistemici alla transizione ecologica. Sono esattamente indirizzati alla pianificazione, alla progettazione, alla gestione di opere e impianti per la protezione e la gestione sostenibile dell'ambiente e del territorio, in modo da poter progettare opere, progettare infrastrutture ambientali, progettare impianti. Io in particolare sono un impiantista, perché ingegneria ambientale vuol dire avere una forte base di ingegneria civile, di essere capaci di interagire con l'ambiente tramite opere di ingegneria civile, impianti che sempre più sono interconnessi. Perché l'ingegneria ambientale probabilmente si riassume in tre parole chiave: monitoraggio critico. Per lavorare con l'ambiente devo conoscere come l'ambiente si sviluppa. Pensate a quanto all'aria inquinata, dove la vedo? Non la vedo. Devo saperlo monitorare. Assessment, che vuol dire? Valutazione critica e controllo. L'opera dell'ingegnere controlla che i dati che ho preso possono avere vantaggi per l'ambiente. La transizione ecologica non è filosofia. È questo. Mi vedete così appassionato perché vengo da Roma, ieri ero a Roma a parlare a un forum H2O e domani sarò a Bologna e dopodomani a Venezia su questi temi, a parlare con le aziende, non a parlare con colleghi. Quello lo faccio sempre molto volentieri. Perché oggi il futuro è diventato presente? Perché c'è il nuovo Green Deal. Il nuovo Green Deal è la politica centrale della Commissione Europea, come sapete, che per fortuna è stata confermata, anzi rafforzata dal Covid, e se analizziamo quelli che sono i temi del Green Deal, vi invito a leggere il Green Deal, non a informarvi tramite telefonino o i social. Questo è un documento di 20 pagine, prendetelo e leggetelo. I temi di cui parlava Roberto, i temi di cui parlerà Francesca Stazzi successivamente, sono chiaramente esplicitati nel Green Deal e vi renderete conto come la preparazione in questi ambiti è centrale in quello che è lo sviluppo sostenibile, programmato e finanziato dall'Europa, che passa dagli obiettivi relativi all'inquinamento, alle infrastrutture, a opere relative alla decostruzione e ricostruzione sostenibile, al fine di arrivare a una ripresa che possa essere pienamente allineata con rispetto delle nuove generazioni. Ma oggi tutti, ne abbiamo parlato anche ieri a Roma, parlano del nuovo piano di recupero. Parliamoci chiaro, anche qui, il piano di recupero a voi interessa meno, sembra interessare meno, perché il piano di recupero prevede opere da mettere a terra, ormai si parla così, nei prossimi 5 anni. Voi quindi avete appena iniziato la vostra carriera da ingegneri. Ma il piano di recupero è talmente grande che dovrebbe progettare il futuro per i prossimi decenni. Quindi voi vi troverete a iniziare a lavorare
nell'implementazione del piano di recupero questi oltre 200 miliardi di euro, dopo nei futuri decenni vi troverete a lavorare sulle fondazioni che sono state poste. Beh, anche questo è un piano, qui sono 180 pagine, un po' più voluminoso, andatelo a leggere, non mi informate, non per sentito dire. Un tema centrale del piano di recupero è la rivoluzione verde e la transizione ecologica, che si declina in tanti aspetti. Un tema centrale sono le infrastrutture per una mobilità sostenibile e c'è un tema centrale, per fortuna, istruzione e ricerca. Perché voglio specificarlo questo? Perché nella nostra area civile ambientale siamo tra le prime università d'Italia, forse la prima, ma tra le prime, come progetti di innovazione internazionali nel settore idrico, nel settore ambientale, numeri alla mano. Tant'è vero che i nostri gruppi sono internazionali, le persone vengono da fuori, da noi, per fare ricerca. Noi siamo una research university, non siamo una teaching university, e la nostra ricerca ci caratterizza per questo. Quindi, quando si parla di futuro, queste sono le strade tracciate, non è bla bla bla, sono finanziamenti già allocati. Non focalizzerò sugli esami, ma focalizzerò sui possibili ambiti di lavoro. Ancora una volta, perché alla domanda cosa fa un ingegnere ambientale, è bene rispondere con delle evidenze. Beh, un ingegnere ambientale lavora con l'ambiente e col territorio, lavora in un'ottica di comprensione delle interazioni col territorio. Ok? Quindi va a lavorare in ambito di monitoraggio, valutazione e gestione del territorio, ad esempio delle risorse idriche, va a lavorare in ambito di monitoraggio, valutazione e gestione del suolo. Non più di settimana scorsa abbiamo sentito di dissesti idrogeologici, abbiamo sentito di inquinamento di falde, abbiamo sentito di quanto è necessario proteggere il territorio, di essere più resilienti ai cambiamenti climatici. Io vivo a Porto San Giorgio. Il sud delle Marche era storicamente una zona ricca d'acqua. Dopo il terremoto è diventata una zona a scarsità idrica. Stesso dicasi per la provincia di Pesaro. Le Marche, che sono una zona con una forte componente che viene dagli Appennini, era una zona ricca d'acqua. Ora non lo è più. Cambiamenti climatici, utilizzi smodati, monitoraggio non adeguato hanno portato alle problematiche che oggi viviamo. C'è necessità di capire e lavorare col territorio. Quali possibili ambiti di lavoro? Beh, distinguiamo le risorse dai servizi idrici ambientali. I servizi idrici ambientali sono quelli che fanno gli utilities. Ora qui siamo ad Ancona, ad esempio, abbiamo Viva Servizi, abbiamo Ancona Ambiente. Acque, rifiuti. Questi sono i servizi idrici e ambientali. L'ingegnere ambientale è capace di progettare e gestire gli impianti rifiuti, gli impianti delle acque, di potabilizzazione, di depurazione, quelli che recuperano rifiuti per fare nuova materia e nuove risorse, ed è capace di essere un gestore tecnico della sostenibilità. Alcuni dei nostri tesisti oggi si occupano di sustainability management, questa grossa parola. Chi lo può fare? Lo possono fare diverse figure. Beh, io credo che un ingegnere ambientale possa essere un sustainability manager, perché capisce quantitativamente la sostenibilità, non la declina come parola in tante altre cose. E qui degli esempi di impianti di trattamento, di recupero materia da rifiuti, recupero di cellulosa, recupero di nuovi materiali e di gestione per lo smaltimento ultimo dei rifiuti in maniera sicura, ad esempio discariche controllate. Tutto questo fa un ingegnere ambientale. Oltre a questo, l'ingegnere ambientale si occupa di energia in ottica di sostenibilità, fonti energetiche ed energie rinnovabili, abbiamo una specializzazione su questo, e qui vedete degli esempi di impianti per la produzione di bioenergie, biogas e biometano. Da dove lo posso ricavare? Da fanghi di depurazione, da rifiuti organici, e da lì posso ottenere energia, posso ottenere biocombustibili, quindi mi collego alla catena dell'energia. Ma oltre a questo, energia dalla risorsa idrica, energia dal vento, e legare la gestione delle risorse anche di scarto al mondo dell'energia. Ma come ambiti di lavoro abbiamo citato prima il monitoraggio, quello che fanno le ARPA, sempre per capirci, è il monitoraggio che deve essere studiato, e lo fa lo studio di ingegneria, deve essere gestito, e lo fanno le ARPA, e deve essere controllato e innovato,
lo fanno gli studi di ingegneria insieme con i produttori di tecnologie. Un grosso ambito di interesse sono chi produce tecnologie che poi vengono implementate, quindi l'ambito tecnologico, per studiare la sostenibilità delle opere che vanno a interagire, come vedete, con il territorio. Quindi questi sono gli obiettivi sui quali abbiamo declinato il nostro corso e noi sempre ascoltiamo quelle che chiamiamo parti sociali. Ci sentiamo dire: abbiamo bisogno di queste figure. Prima il professor Capozucca diceva: i nostri ingegneri trovano lavoro, è verissimo. Questo succede probabilmente in tutti i settori. Gli ingegneri trovano lavoro, per fortuna. Lo trovavano, lo trovano e lo troveranno se sono preparati. E prepariamo i nostri ingegneri ad avere grossa capacità di calcolo. La differenza tra un ingegnere ambientale e uno scienziato ambientale è la capacità di calcolo. Insegniamo a progettare con esperienze di laboratorio, con approccio multidisciplinare nell'area delle scienze della terra, l'ingegneria della terra, ingegneria geotecnica, geologia, ingegneria delle acque, ingegneria dei servizi idrici, per arrivare ad uno sviluppo sostenibile e circolare. Il corso è erogato completamente in lingua inglese e questo poteva sembrare un limite, perché molti dei docenti sono italiani, quindi dice: ma perché io devo parlare inglese se molti sono italiani, molti studenti sono italiani? Beh, per prepararsi al futuro, perché noi dobbiamo essere in grado di lavorare in un ambiente internazionale, non di partecipare alle riunioni, ma di guidarle alle riunioni. E solo se impariamo alla vostra età a dialogare, a interagire in un team multidisciplinare in inglese, perché siamo obbligati, saremo capaci di andare in Europa, dialogare con i nostri colleghi che stanno all'estero e coordinare e gestire i gruppi. Quindi quali saranno le professioni possibili? Beh, sicuramente gli studi professionali associati, sicuramente enti pubblici, società e imprese che operano tipicamente nei servizi dell'ambiente, del territorio, difesa suolo e gestione sostenibile di risorse e servizi idrici. La gestione della sostenibilità dell'industria è qualcosa che vede le conoscenze dell'ingegneria ambientale centrali, specialmente quando si parla di servizi idrici ambientali, e pianificare, progettare, realizzare e gestire opere. La gestione delle opere è qualcosa che è tipica della ingegneria civile ed ambientale. Cosa studierei? Cosa studierete? Beh, vedete, lingua inglese e abbiamo aree che sono legate al rischio, alla gestione del rischio idrogeologico, aree che sono legate alle fonti energetiche rinnovabili, aree che sono legate all'inquinamento e alla gestione degli impianti per la mitigazione degli impatti, inquinamento atmosferico, inquinamento idrico, inquinamento del suolo, aree che sono legate alla pianificazione e all'ingegneria geotecnica, quindi a come si interagisce col territorio, non solo per gestirlo, ma anche per smaltire quando necessario quelli che sono i residui che non possiamo recuperare. Alla fine abbiamo ovviamente possibilità di tirocinio interno con le aziende, numerosi sono stati tirocini svolti all'estero anche, e l'interazione con le nostre attività di ricerca è un aspetto centrale, proprio perché questo corso è caratterizzato da forte attività anche internazionale di ricerca, e qui vedete esempi dei nostri laboratori: il laboratorio di idrauliche e costruzioni idrauliche, il laboratorio di geotecnica, il laboratorio di infrastrutture sostenibili viarie e il laboratorio di impianti. Questi laboratori, ad esempio, questo è presso il depuratore di Falconara, non è qui nei nostri laboratori, è in ambiente reale, perché ci si interfaccia con quella che è la realtà fuori dall'università. Quindi abbiamo lezioni teoriche, esercitazioni, per fortuna il Covid speriamo si avvia ad una conclusione, e quindi le esercitazioni in laboratorio riprenderanno al loro 100%, sempre meno saremo virtuali nella nostra attività, ma andremo a mettere le mani su quello che puzza molto spesso, ad esempio i rifiuti. Faremo elaborati progettuali, nei nostri corsi facciamo sviluppo di impianti, progetto di impianti, relazioni di calcolo, visite in cantieri e in impianti, queste sono visite presso impianti del centro nord Italia, qui per esempio eravamo a Brescia. E riprenderemo a fare viaggi di studio nelle varie discipline. I requisiti linguistici, questi sono aspetti amministrativi, se vogliamo, ma centrali. Il requisito non bisogna essere letterati inglesi,
bisogna saper dialogare e coordinare riunioni, bisogna saper dialogare con chi non parla la vostra lingua per capirsi, per definire un progetto. Gli studenti non italiani si integrano con gli studenti italiani per arrivare a questo obiettivo. E questo è il valore aggiunto probabilmente del corso internazionale, non imparare l'inglese. L'inglese lo si impara per diverse vie. L'interazione con l'estero è legata sia ai programmi Erasmus durante il corso, devo dire sono molto molto frequentati dai nostri studenti, ma anche su quello che si può fare dopo la laurea, ad esempio con il programma Campus World, sulla quale il nostro Ateneo è molto attivo, che prevede dei tirocini formativi, dell'internship, in aziende che sono il territorio anche extraeuropeo. Quindi il percorso di internazionalizzazione prosegue anche dopo la laurea. L'indicatore di performance. Abbiamo sottolineato l'occupabilità dei nostri ingegneri e confermo che quando ci richiedono, diciamo, alle aziende rispondiamo, beh, si vede da che offerta li fai, perché per fortuna hanno più di un'offerta i nostri ingegneri. E noi misuriamo quanto soddisfatti sono i nostri ingegneri non solo su quando trovano lavoro, ma anche su quanto guadagnano. Perché da qui a 5 anni uno deve avere un salario che corrisponde alle proprie conoscenze. Quindi trovare lavoro non ben corrisposto non è il nostro obiettivo. E anche questo stiamo monitorando. Il fatto di avere una conoscenza tecnica in inglese permette anche di essere candidabili in ambito internazionale e i punti di forza sono sicuramente l'elevato numero docenti e studenti, questo vale per la Politecnica delle Marche, ha un rapporto col docente diretto, continuo. Abbiamo laboratori che sono direttamente interattivi anche nella fase di studio, non solo nella fase di ricerca, e il numero di accordi internazionali è molto numeroso e anche la possibilità di avere il doppio titolo. Abbiamo infatti un accordo con le università americane e la possibilità di avere il doppio titolo con la Catholic University of America. Tutto questo è possibile e noi siamo qui, come prima diceva Roberto, a vostra disposizione per ogni approfondimento. Questa è la mia email, l'email di Roberto è stata citata prima, e questa è l'email dell'attuale Presidente del Consiglio che va a terminare il suo mandato a fine ottobre. Quindi grazie molte della vostra attenzione, per qualsiasi domanda siamo qui. Sì. Allora, buongiorno a tutti, io mi presento, sono Francesca Stazzi e da novembre sarò il Presidente del Consiglio Unificato del corso di Ingegneria Edile. Questo è un corso incentrato sulle costruzioni, quindi diciamo sulle costruzioni di edifici. Questo diciamo è un settore molto importante e in continua crescita. Infatti sulla base di diversi tipi di indagini statistiche a livello europeo e a livello italiano gli investimenti in questo settore sono in grandissima crescita a livello nazionale con il super bonus e a livello internazionale con tutta una serie di investimenti fatti a livello europeo anche a seguito del Green Deal, come vi ha già anticipato il professor Fatone, e quindi diciamo è un settore chiave e molto importante, ma soprattutto è un settore che è in continuo cambiamento. Infatti oggi si affacciano su questo settore tantissimi nuovi paradigmi e quindi diciamo il concetto di sostenibilità è ancora attualissimo, ma è in qualche modo molto modificato rispetto alla sostenibilità che conoscevamo qualche anno fa. Considerate che oggi si parla di efficienza energetica, ma anche di edifici cognitivi, cioè edifici che devono essere in grado di interagire, non sono più quell'involucro self-centrico e involucro una pelle protettiva per l'uomo che sta all'interno, ma è un qualcosa che deve poter interpretare in tempo reale i bisogni dell'occupante e anche contribuire a mitigare delle nuovissime problematiche ambientali dovute ad esempio all'inquinamento e al surriscaldamento. Quindi il nostro edificio è cambiato nel tempo e soprattutto sono cambiate le richieste per noi che siamo i progettisti del futuro, per voi che sarete progettisti del futuro.
Un altro paradigma importantissimo che si fa sempre più strada nei nostri edifici è la costruzione resiliente, cioè il nostro edificio deve essere capace di far fronte a eventi traumatici improvvisi. Considerate, vedete che a seguito dell'inquinamento le nostre condizioni esterne cambiano in maniera violenta, improvvisa, senza, diciamo così, che tutti i nostri sistemi di previsione climatica riescano poi a gestire la cosa e a prevederla. Quindi dobbiamo fare in modo che il nostro edificio sia in grado di in qualche modo far fronte in maniera positiva a questi eventi improvvisi, non solo di tipo climatico come l'esempio che vi ho fatto, ma anche sociale. E ne è un esempio il Covid. Con il Covid sono cambiate totalmente le modalità di vivere all'interno del nostro edificio, non più spazi, diciamo, aperti in continuità tra soggiorni e cucine, ma siamo andati a chiudere le nostre abitazioni per permettere che ci fossero tanti collegamenti in contemporanea. Quindi, e allo stesso modo, i grandi edifici di Pechino si sono riorganizzati per progettare spazi flessibili in cui l'ambiente condiviso è, diciamo così, condiviso solo per alcune parti del giorno e non per altre. Quindi ecco che questi nuovi paradigmi che si affacciano ci hanno spinto anche verso nuovi ambiti di sviluppo, l'efficienza energetica, e quindi diciamo col Green Deal, la smart construction, l'intelligenza ambientale, quindi creazione di ambienti ergonomici e adattivi, e lo sviluppo di tecniche strutturali che siano anche resilienti. Quindi questo, diciamo, ha prefigurato anche un nuovo ruolo del progettista. Il progettista che non è più come un tempo un maestro individuale che gestiva il processo di progettazione da solo, ma ci sono delle società di ingegneri che lavorano in team collaborativi. Quindi voi che siete i progettisti del futuro dovete poter conoscere tanti tipi di prestazioni del nostro edificio, perché in maniera multidisciplinare queste prestazioni in ogni fase del progetto si devono integrare tra di loro. Quindi ci sarà la prestazione strutturale, la prestazione energetica e di sostenibilità ambientale, l'ottimizzazione tecnico-costruttiva del nostro progetto, perché ovviamente ad ogni modifica di tipo strutturale ed energetica il nostro edificio deve essere costruibile, devono essere riposizionati gli impianti e di conseguenza anche nuove carpenterie per il passaggio degli impianti di scarico. Quindi vedete come la progettazione non è più lineare come un tempo, ma è una serie di circoli per ogni fase del progetto, quindi sia dalla parte iniziale, dal concept iniziale, abbiamo una prima fase di interazione, ma poi nella fase proprio di combinazione delle varie prestazioni e nella fase poi di costruzione di cantiere. Quindi vedete, io vi ho rappresentato tre circoli interconnessi, perché il progetto non è più una linea, ma è una serie di spirali che comunque vanno verso una fine. Quindi il nuovo progettista che il corso intende creare è un progettista in grado di collaborare e utilizzare moltissimi strumenti avanzati di simulazione su tanti ambiti diversi. Ecco che il corso può essere rappresentato, come vedete, questi circoli sono in realtà un concept energetico ambientale, un concept strutturale, ottimizzazione funzionale e digitale del nostro edificio, e tutto questo poi si deve interfacciare, come vi dicevo, con sia un'immagine esterna dell'edificio, ma anche la sua costruibilità. E per ogni fase, ovviamente, tanti strumenti diciamo avanzati, dinamici, di calcolo, che permettono di sviluppare l'interazione tra le varie parti. Quindi, prima parte, dicevamo, concept digitale e funzionale, quindi all'interno dei corsi della magistrale troverete una serie di esami che approfondiranno proprio la gestione, la progettazione integrata di questo edificio attraverso sistemi avanzati BIM, tipo, quindi Building Information Modeling, ma anche, diciamo, fino alla fine questa, diciamo, interazione digitale per la gestione intelligente del nostro progetto arriva fino al cantiere, in cui studierete tecnologie di automazione nella cantieristica di tipo avanzato, ma anche ottimizzerete gli spazi e i percorsi
non solo per l'uso di tutti i giorni, ma anche in regime emergenziale, quindi in caso di incendio. Questo sempre grazie attraverso degli strumenti di simulazione avanzata. Un altro ambito molto importante che viene affrontato dal corso quindi è quello energetico e ambientale. E qui diciamo che vi saranno dati diverse vi saranno forniti capacità di integrare sistemi energetici nella progettazione, proprio per creare questa vostra nuova competenza di progettisti energetici. Conoscerete sistemi energetici in grado di gestire in maniera intelligente e adattiva lo spazio interno e anche diciamo concetti relativi alla sostenibilità degli edifici. Vedete qui ho riportato alcune immagini relative proprio allo studio proprio di tecnologie avanzate di film per i vetri basate anche sulle nanotecnologie, quindi basate anche sulle tecnologie più avanzate. Infine, il concetto strutturale e quindi approfonderete una serie di temi relativi alla resilienza strutturale dell'edificio al sisma e quindi soluzioni anche utili a valorizzare l'ambiente costruito, quindi concetti diciamo di tipo strutturale sia di base che avanzati. Tutto questo, come vi dicevo, dovrà essere poi interfacciato con una conoscenza delle tipologie costruttive e architettoniche e quindi vedrete che vi troverete a sviluppare anche dei progetti architettonico-costruttivi che mettono a sistema tutte le prestazioni di cui abbiamo parlato prima in maniera ottimizzata. Quindi sviluppo di dettagli, ad esempio per il deflusso delle acque, sviluppo di dettagli di carpenterie che permettono l'interazione tra la struttura e gli impianti, ma anche lo sviluppo di sistemi di scarico delle acque. Quindi l'edificio voi lo dovrete, diciamo, conoscere in tutti i suoi aspetti, così da poter essere quella nuova figura di progettista in grado di interagire con tutti gli aspetti che intervengono nella progettazione. Questi sono dei progetti fatti da vostri colleghi degli anni scorsi. E quindi diciamo, questo è un corso che possiamo definire Integrated Design and Management, perché questa è la figura che il corso intende costruire. Un progettista quindi in grado di controllare tutti gli aspetti della costruzione a partire diciamo, da quelli architettonico-costruttivi fino poi arrivare all'aspetto strutturale, all'aspetto di ottimizzazione digitale e dinamica. Andiamo in dettaglio nei corsi. Ecco, come vedete, diciamo, questi ambiti di cui vi ho parlato, quindi l'ambito strutturale che vedete col pallino azzurro, l'ambito energetico impiantistico che vedete col triangolo verde, scusate, lo strutturale è rosso, impiantistico verde, e l'azzurro è il management, quindi diciamo il percorso più digitale, si appunto riflettono in tre differenti curriculum. Abbiamo un primo anno, vedete questi sono i crediti nel pallino, in cui ci sono una serie di corsi che vi danno competenze integrate e addirittura vi troverete anche a sviluppare un unico progetto che è anche comune a più corsi. Quindi da una parte magari vedrete l'aspetto architettonico-tecnico, poi studierete le strutture dal punto di vista geotecnico e poi ottimizzerete il punto di vista energetico, così che non dovrete riniziare ogni volta da capo, ma ogni corso vi arricchirà per la sua parte. Dopodiché, come vedete qui, abbiamo alla fine diciamo del primo anno dovete già scegliere, vedete, tra tecniche e tecnologie per l'automazione, save in buildings e costruzioni storiche e recupero. Vedete che i pallini, i colori corrispondono ai tre curriculum, quindi una volta che voi scegliete uno di questi tre curriculum, diciamo, questa è, come diceva il professor Capozzucca, un po' la scelta caratterizzante, perché poi successivamente quando andrete al secondo anno vi raccomandiamo vivamente di seguire poi, a meno di grandi ripensamenti, di seguire poi quel curriculum in cui vi sentite più vocati. Quindi una preparazione multidisciplinare iniziale
con la scelta e poi un approfondimento specializzato nel curriculum dell'ultimo anno, in cui, come vedete, abbiamo un esame in comune che è Digital Project Engineering, dopodiché c'è un corso a scelta, e questo corso a scelta, successivamente, dopo il corso a scelta, c'è la divisione tra le tre strade e tre curriculum, quindi quello strutturale avrà progetto di strutture, riabilitazione strutturale e una materia scelta tra queste due. Invece, diciamo, nel corso di management avrete ingegneria forense, digital project management e una materia scelta tra facility management e diritto e sicurezza sul lavoro. E infine il terzo curriculum includerà gestione e controllo dei sistemi edilizi, impianti e climatizzazione e una materia scelta tra energia da fonti rinnovabili e costruzioni idrauliche per l'edilizia. Ecco, questo corso a scelta iniziale ovviamente sarà in base anch'esso al tipo di curriculum che scegliete, quindi vi suggeriamo, anche se la scelta poi qui è libera, addirittura potete fare una scelta anche su altri corsi di studio, non c'è bisogno che rimaniate per forza dentro edile, però diciamo, il suggerimento è quello di completare il curriculum, quindi se avete scelto materiali strutturali per l'ingegneria potreste utilizzare come corso a scelta fondazioni e opere di sostegno, proprio perché in questo modo diciamo, avete la figura che abbiamo studiato per voi, che è una figura completa. Ok, e qui vi ho fatto un esempio, un corso a scelta che potrebbe essere in altri corsi, ad esempio alcuni studenti hanno scelto di strutture, vulnerabilità statica e dinamica del costruito storico, che è su un altro corso, però ecco, il consiglio è comunque di proseguire secondo, diciamo, quello che abbiamo pensato per voi. Quindi i profili professionali, ovviamente per i tre curriculum poi saranno diversi e più specializzati in base a questo, e qui diciamo abbiamo fatto una serie di ipotesi, ad esempio nel curriculum A sul management, ovviamente vedete sono tutte più figure legate alla gestione di progetti, al coordinamento di progetti, sia a livello di impresa, ma anche diciamo società private, quindi diciamo progettisti liberi professionisti, oppure manager in aziende di servizi, capo ufficio tecnico di amministrazioni pubbliche, quindi una figura più di manager di gestione di servizi e impianti. Invece nel curriculum B abbiamo figure di progettazione, quindi ovviamente il curriculum B è quello più sugli impianti, sull'energetica, quindi ovviamente sarete in grado di fare progetti su edifici sostenibili, progettazione di edifici a energia quasi zero, smart buildings, quindi edifici cognitivi anche di tipo avanzato, e attività di consulting, diciamo, quindi proprio relativa ad esempio alla valutazione di impatto ambientale e prestazioni energetiche, e anche qui gestione tecnica di impianti civili ad alta automazione. Nel curriculum C invece, che è il curriculum strutturale, diciamo la figura è una figura di progettista in grado di progettare interventi edilizi di nuove strutture ma anche di recupero, e comunque anche qui una figura in grado di diciamo partecipare a imprese o società private. Il corso di edile è incardinato in quattro sezioni, cioè diciamo coinvolge quattro sezioni, sette laboratori e un centro di taratura accreditato. E, come vedete, questi sono i laboratori che vengono coinvolti anche nelle tesi, quindi diciamo quando vi troverete a fare, come diceva il professor Fatone, quando vi ritroverete a fare percorso di tirocinio e tesi, potreste interagire con questi laboratori che sono laboratori di primo livello, laboratori di prove di materiali e strutture, in cui diciamo c'è il professor poi anche Capozucca, e quindi diciamo qui sono una serie di laboratori che sono coinvolti all'interno diciamo delle competenze del corso. Ecco, qui è un'altra slide per farvi capire che questo corso è un corso anche diciamo che cerca di darvi non solo lezioni frontali, ma uno studio più interattivo basato su esercitazioni in team. I progetti di solito si fanno in team proprio per
aiutarvi a lavorare in gruppo, visite in laboratorio, visite di istruzione che sono state fatte, diciamo, negli anni scorsi, adesso diciamo forse l'anno scorso con il Covid un po' di meno, però stanno riprendendo, e anche visite in cantiere. Anche diciamo, questo corso partecipa sia al progetto Erasmus che al Campus World, quindi abbiamo diverse destinazioni. E per quanto riguarda gli indicatori di performance, vi ho riportato i dati di Alma Laura del 2020 e vedete che il 93,8% lavora dopo 5 anni dalla laurea, ma se voi vedete il dato anche a 3 anni, il dato è, diciamo, è già su quel livello. Quindi abbiamo che il 93% di voi, il 94% di voi lavorerà tra 5 anni, ma il 4% proprio non cerca lavoro. Quindi diciamo, sarete diciamo, contesi. Oggi anch'io, come gli altri professori, ricevo email in continuo di richieste di studenti appena laureati per studi di progettazione, perché proprio sulla base degli incentivi di cui vi parlavo prima c'è tantissima richiesta. Quindi ecco, qui vi ho portato altri dati, soddisfazione del lavoro, ma anche diciamo un ampio utilizzo delle competenze che acquisite nel corso. Quindi questi sono i nostri contatti, diciamo qui c'è il mio numero, ma non ho riportato l'email, comunque f.stazzi@unirpm.it. Ho riportato il nome del tutor e i responsabili della qualità, che sono il professor Alberto Giretti e la professoressa Elisa Di Giuseppe. Mi raccomando, qualsiasi cosa, il canale di Instagram è sempre in movimento, anzi iscrivetevi, perché anche diciamo l'incontro di oggi è stato pubblicizzato su quello, quindi gli incontri, i viaggi, tutto quello che diciamo che avviene in continuo viene pubblicizzato soprattutto sul canale di Instagram, ma anche su Facebook, e poi diciamo email per contatti personali. Ok, allora cominciamo con le procedure, visto che non ci sono domande. Sì, salve, sono Mandese, la segreteria studenti, e adesso vedremo alcune slide per dare indicazioni su come immatricolarsi o come fare la domanda di valutazione preventiva, perché chi è già in possesso del titolo o si laurea entro ottobre e risponde a tutti i requisiti fissati dalla facoltà può procedere direttamente con l'immatricolazione, sempre che abbiate preso un voto superiore da 86 100 decimi in su, altrimenti dovreste fare un colloquio integrativo che organizza la facoltà di ingegneria. In caso contrario, adesso andiamo a vedere, ecco, quindi il candidato che intende iscriversi a un corso di laurea magistrale è soggetto a verifica dei requisiti curricolari. La facoltà di ingegneria ha già stabilito dei criteri di massima, quindi uno studente che direttamente va dalla laurea triennale in ingegneria civile ambientale può accedere senza, ha già diciamo, assolto i requisiti curricolari per potersi immatricolare al corso di laurea magistrale in ingegneria civile o environmental engineering. Altre facoltà hanno scelto invece di comunque diciamo, fare questa, verificare questa preparazione personale per tutti. La facoltà di ingegneria invece ha stabilito delle regole ben precise, quindi basta guardare quelle e vedete benissimo se potete andarci direttamente o meno. Questo lo trovate sul sito della facoltà di ingegneria. La domanda, quindi, potete immatricolare sia cittadini italiani e stranieri laureati o anche i laureandi. Basta consultare il sito, il bando delle norme di ammissione alla facoltà di ingegneria. Dal 15 luglio al 5 luglio potete effettuare appunto questa immatricolazione al corso di laurea magistrale che avete già scelto. Sempre dalla vostra area riservata, collegandovi sul sito S3Web, potete andare e fare l'immatricolazione. Logicamente prima dovete aver chiuso la laurea triennale, perché finché non avrete chiuso la laurea triennale non potremo darvi la matricola sulla laurea magistrale. E la rata si paga sempre tramite pago PA, come avete fatto in tutti questi anni, oramai è prassi consolidata. Il pago PA si genera al momento in cui completate la domanda di immatricolazione. La domanda di valutazione preventiva invece è diretta a tutti i candidati che non sono ancora, che non sono in possesso dei requisiti per l'accesso diretto e quindi, non so, provenienti da altre università oppure provenienti da corsi di laurea differenti di quelli stabiliti già dalla facoltà, oppure da tutti i candidati che conseguiranno il titolo dopo il 5 novembre. Quindi anche se avete l'accesso diretto
cioè un civile o un edile che va sul suo corso diretto, edile o civile magistrale, deve comunque, che si laurea dopo il 5 novembre, deve presentare la domanda di valutazione preventiva. Nel vostro caso ha il solo scopo di evitarvi la mora nel momento in cui, laureandovi a dicembre o laureandovi a febbraio, quindi avreste un'immatricolazione oltre la scadenza. Se no valgono sempre le stesse regole degli altri, cioè nel senso che quando avete tutti quanti i requisiti comunque ci andate, non ci sarà nessun problema. Quindi dicevamo, oppure laureati con titolo di studio conseguito all'estero, adesso non credo che ci sia qualcuno in questa. I requisiti curriculari li trovate a questi link, comunque andando sulla home page e cliccando sulla facoltà chiaramente di ingegneria, ci sono le norme d'ammissione, e andando sul singolo corso di laurea magistrale trovate sia la classe di laurea che dovete avere per potervi accedere e sia eventualmente i CFU che dovreste avere. Nel caso però di studenti già della Politecnica basta il corso d'accesso, quindi del corso di provenienza, non dovete verificare i crediti o la classe, perché se siete civili classe 7 ci andate direttamente e non avete nessun problema. Nel caso invece non aveste questi requisiti, la domanda va presentata, la domanda di valutazione preventiva, e questa verifica viene fatta dai PUCS predisposti. Nel caso non aveste invece il voto necessario, cioè un voto inferiore a 86, dovrete sostenere un colloquio integrativo che verrà predisposto dalla facoltà di ingegneria stessa dopo il conseguimento della laurea. Non appena avete la risposta della valutazione preventiva potrete perfezionare la domanda di immatricolazione. Appunto, conclusa la procedura di valutazione, quindi potete procedere all'immatricolazione. Aspettate un attimo che vediate nella vostra area che la domanda è stata approvata. Per poter accedere ai corsi di studio di laurea magistrale, e qui abbiamo proprio il caso, per l'accesso alle lauree magistrali in lingua dovete avere anche una certificazione di livello B2, oppure dovete fare un test di verifica presso l'Oxal per poter avere questo livello di inglese B2. Oppure potete avere direttamente un certificato preso presso un istituto privato, sempre di livello B2, quello vi dà l'accesso diretto. Per tutti gli altri corsi, ma non è il nostro caso se provenite dalla Politecnica, quelli i corsi in lingua italiana magistrali, basta aver superato la lingua straniera durante la triennale, i tre crediti della laurea triennale. Qui una cosa in più, nel senso che quando compilate la domanda di immatricolazione dovete procedere all'autocertificazione, nel senso che dovete mettere un check, autorizzare o non autorizzare l'università a vedere i vostri dati, il vostro ISEE presso i CAF dove l'avete presentato. Nel caso non mettiate il check, andate direttamente in fascia massima, non siete obbligati a dirci per forza il vostro reddito. Nel caso invece voleste autorizzarci, mettete il check e pagherete le tasse in funzione del vostro ISEE, ma questo già funziona così anche per la laurea triennale. Quello che bisogna, una volta compilata la domanda, dovete uploadare sempre sulla domanda la copia della ricevuta del pagamento, della prima rata, una fotografia formato tessera, la scansione del codice fiscale, la scansione del documento di identità, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, per questo però per i laureati esterni, chiaramente se siete laureati nostri non dovete autocertificare che siete laureati. Una volta conclusa la procedura online dovete stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, scansionarla e uploadarla sempre nella domanda online di immatricolazione. Tutto questo entro il 5 novembre per quelli già in possesso del titolo. Gli altri che hanno fatto la domanda di valutazione entro il 5 novembre lo faranno nel momento in cui conseguiranno il titolo, quindi i laureati dicembre lo faranno entro una certa data di gennaio, dovrebbe essere il 15 gennaio, i laureati di febbraio lo dovranno fare entro una certa data, sarà sempre la metà di marzo. Comunque questo c'è nei bandi, c'è tutto quanto. Nei giorni successivi in cui avete completato tutta la procedura vi verrà assegnata la matricola, e con la matricola vi arriverà anche la mail istituzionale. Dopo ci sarà il pagamento del contributo della iscrizione, sempre che non abbiate fatto la domanda di valutazione preventiva. Chiaramente se non fate né una né l'altra incorrete nella mora, che è 25 euro per i primi 60 giorni, dopo diventa di 50 euro, ma cercate di evitarlo. In più un'altra possibilità che vi viene data
è quella dell'immatricolazione part-time. Quindi praticamente potete frequentare liberamente tutte le lezioni del primo anno, se siete al primo o del secondo, quando arriverete al secondo. L'unica limitazione che avrete con questa iscrizione è che non potete superare un certo range di CFU acquisire, non potete acquisire più di 30 CFU per anno accademico se scegliete l'opzione part-time. Tutte le istruzioni le trovate sulla segreteria studenti, il servizio di InfoPoint, oppure sempre sotto le segreterie studenti, basta andare sotto immatricolazione, lauree magistrali e troverete tutte quante le informazioni necessarie. Ripetiamo la domanda per i ragazzi che stanno a casa. Ok? Quindi la domanda era se si passa da edile a civile, Sì, se non giusto? proseguite sul corso naturale, diciamo, di prosecuzione, va fatta la domanda di valutazione preventiva entro il 5 novembre. Dopodiché noi passiamo la pratica al CUCS conseguente e poi se in caso di approvazione potrete procedere con l'immatricolazione o meno. Allora, grazie, grazie a tutti, grazie ai nostri relatori, grazie ai ragazzi che sono venuti oggi e ai ragazzi che sono a casa. Arrivederci, grazie.